Vado? Allora, Sergio Rupil, abbiamo perso questa partita importantissima con il Vasto, ma quali sono stati più i rammarichi perché non siamo riusciti a un certo punto a avere la nostra, o anche troppi errori che sono stati fatti all'inizio di questa partita? Sì, credo che ha passato per troppi errori nostri, troppe palle perse, mal percentuale di tiro. Los primeros dos cuartos habíamos estado sotto, no habíamos saputo cómo reagir, ma dopo piano piano habíamos messo la testa dentro del campo, habíamos messo le palle, ma alla fine pari punto, habíamos perso 2 o 3 balas que han sido importantísimos, dopo un po' de fischio arbitrales que no han ayudado, han hecho que la diferencia ha sido un po' più ampia, ma c'eravamo lì, c'eravamo a un punto da punto fino a 1,5 minuti, 2 minuti. Anche perché la reazione che c'è stata nel quarto tempo non fa pensare a una squadra che ormai era succube del Vasto, perché comunque c'è stata davvero una grande reazione, si è andati ad arrivare anche a pari, quindi c'era la possibilità con 3 minuti ancora da giocare, e nel basket 3 minuti sono un'eternità. Certo, abbiamo una squadra che sa reagire, abbiamo reagito un po' tardi, ma l'importante è che abbiamo reagito, abbiamo dimostrato che non importa il fatto che siamo sotto, abbiamo reagito alla fine per pareggiare, abbiamo giocato lo meglio possibile e alla fine fa la canestro, o per uno o per l'altro. Stiamo a pari punto, stiamo là, non abbiamo potuto fare la conversione alla fine, non abbiamo potuto segnare alla fine, e questo ha fatto che andiamo in paranoia con falli, con tecnico, eccetera, eccetera. Ma niente, sto molto contento perché sappiamo che almeno abbiamo la volontà, abbiamo il materiale per arrivare a giocare un campionato alla fine. Certamente non è il caso da battersi, perché comunque di fronte avevate una squadra che comunque sapevamo che era forte, però queste partite poi possono anche succedere in situazioni del genere, quindi l'importante è assorbirla bene questa sconfitta. Certo, l'importante è mettere la testa per la prossima partita, che è lo che conta. Giochiamo sabato o domenica prossima contro il Mosciano qua, e è l'ultima partita dell'anno e dobbiamo vincere, non importa che succede, así che è lo più importante ora, pensare al Mosciano e dopo iniziare a pensare piano piano più avanti. È lungo il campionato, ancora stiamo secondo, siamo lì, questo non vuol dire niente, ma ci tengo a questa squadra, ci tengo moltissimo. Grazie, grazie, in bocca al lupo. Grazie mille.